Uomini e donne, Riccardo Guarnieri punge ancora la vicinanza di Ida Platano e Alessandro? L'ultima mossa social Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e donne, ha recentemente pubblicato sui social un aforisma che sembra essere una freccia. Come è noto, i rapporti con la sua ex compagna Ida Platano e con il suo nuovo fidanzato, Alessandro Vicinanze, sono tutt'altro che sereni. Già poco tempo fa il cavaliere pugliese aveva condiviso una frase piuttosto eloquente apparentemente rivolta al salernitano attraverso le Instagram Stories. E ogni clown nel suo circo recitava l'aforisma pubblicato da Riccardo. Il sospetto che fosse rivolto ad Alessandro si è spiegato alla luce delle ultime notizie diffuse sul web secondo le quali il salernitano avrebbe tradito Ida. Guarnieri però in breve tempo ha smentito che la frase fosse una freccia per Vicinanza e l'ex signora ha messo a tacere le voci mostrandosi sui social in compagnia del compagno. Tutto questo è successo qualche giorno fa, e Riccardo è tornato sui social con un altro aforisma, questa volta decisamente meno velato. La scritta è apparsa sulle Instagram Stories del cavaliere «Le persone disponibili sono come i rospi. Hanno occhi grandi per criticare gli altri e un linguaggio lungo per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango». A suscitare negli utenti il dubbio che si tratti proprio di un'accusa a Ida e Alessandro sarebbe l'animale scelto come metro di paragone per i soggetti a cui è rivolto il messaggio. Il rospo, o la rana, è il simbolo che la coppia quasi sempre usa alla fine di ogni dedica d'amore. I fan di Ida e Alessandro aggiungono l'emoji della rana ad ogni contenuto che li riguarda e la usano loro stessi come segno del loro amore. Allora, a questo punto, si chiede perché Riccardo, con la vastità di aforismi forniti dal web, abbia scelto proprio quello. Che sia una volta per tutte una freccia per la coppia?